Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo, in passato è stato con Serena Autieri, lo sapevate? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Un'intervista a Vanity Fair del 2017, Guido Maria Brera ha offerto uno sguardo intimo sulla sua vita personale, rivelando dettagli sul suo matrimonio con Caterina Balivo e sul suo ruolo di padre. Brera ha descritto il loro incontro come un immediato colpo di fulmine, sottolineando come la sua proposta diretta e senza mezzi termini abbia saputo sopraffare le sue paure. La coppia oggi ha due figli e Brera ha condiviso le sfide della paternità, riconoscendo la dedizione della moglie nel prendersi cura dei bambini. Ha anche evidenziato i sacrifici che Caterina ha fatto per supportarlo e la sua preferenza per una vita più ritirata, lontana dalla frenesia sociale. Riguardo ai suoi amori passati, Brera ha lasciato intendere che ha sempre avuto una certa difficoltà a innamorarsi, suggerendo che il suo personale approccio ai rapporti sia influenzato da una tendenza a focalizzarsi sui difetti altrui. Infine, ha riflettuto sulla fine del suo primo matrimonio, attribuendo parte della responsabilità alla loro giovinezza e alle differenze nei desideri di vita. Ha trovato conforto nella sua attuale situazione, evidenziando come la sua famiglia allargata riesca a funzionare grazie agli sforzi di tutti, in particolare di Caterina, che ha svolto un ruolo cruciale nel mantenere l'armonia tra le diverse relazioni. Guido Maria Brera e Serena Autieri, quel flirt prima di Caterina Balivo. Sempre nell'intervista a Vanity Fair, rilasciata nel 2017, Guido Maria Brera ha parlato del flirt avuto con Serena Autieri. Con Serena è stato solo un flirt. Non mi innamoro facilmente. Tra uno spaghetto alle vongole da solo in riva al mare e andare a cercare una ragazza, ho sempre preferito il primo. Sarà che in una donna vedo subito i difetti e mi fisso su quelli. Quindi, o Caterina non ha difetti, oppure è stata brava a nasconderli. Enrico Griselli, chi è il marito di Serena Autieri oggi? Enrico Griselli è un noto produttore teatrale e manager di successo, oggi marito della celebre attrice Serena Autieri. La loro storia d'amore ha avuto inizio in modo piuttosto inusuale. Si sono prima conosciuti a distanza, comunicando solo telefonicamente per un mese e mezzo, prima di incontrarsi di persona. Serena ha raccontato che fu grazie ad amici comuni che furono presentati, e il loro primo appuntamento avvenne sulle sponde del lago di Como, più di 10 anni fa. Il loro amore si è intensificato durante il periodo trascorso a Dubai, dove Enrico lavorava e dove ha anche fatto la proposta di matrimonio. La coppia si è sposata l'11 settembre 2010 nel Duomo di Spoleto, luogo d'origine di Enrico. Dopo le nozze, si sono trasferiti a Roma, e Enrico ha messo da parte i suoi legami lavorativi con Dubai per concentrarsi sulla sua carriera di impresario teatrale in Italia. Dalla loro unione è nata Giulia Tosca, nel 2013, che rappresenta il coronamento del loro amore. La piccola ha già mostrato una grande passione per la ginnastica artistica, rivelando così un'indole sportiva e talentuosa. La storia di Enrico e Serena è quindi segnata non solo dall'amore, ma anche da una forte sintonia professionale e familiare.